Ciao, sono Marco Pigliapoco, sono il CEO di Dagomedia. Noi ci occupiamo di software, in modo particolare abbiamo creato un software per le agenzie di pubblicità e abbiamo utilizzato i servizi di Accelerant per rimettere un po' in discussione tutto quello che nell'arco degli anni poi è stato sviluppato. Noi forniamo un software per l'agenzia di pubblicità, è un software chiaramente integrato, quindi parte tutto il flusso, voglio dire, che gestisce l'agenzia. È nato però, diciamo, il primo pilot è stato fatto nel 2009, ampiamente fatto subito in versione web, quindi già nel 2009 noi abbiamo pensato che la piattaforma che poteva essere quella vincente era quella dalla parte web, quindi non abbiamo fatto un software proprietario. Nel 2009 abbiamo fatto i primi, diciamo, il primo pilot, che era sostanzialmente il primo, era un embrione dal punto di vista di software. Poi nel tempo, negli anni, abbiamo sviluppato continuamente, quindi abbiamo inserito nuovi moduli, abbiamo inserito nuove funzionalità, man mano che noi trovavamo che facevamo installato, i nostri clienti ci chiedevano delle cose, noi analizzavamo tutto il flusso e sviluppavamo. Questo chiaramente ci ha portato poi nell'arco degli anni a creare un software molto completo, però comunque stratificato, cioè il software non era nato come un progetto e poi sostanzialmente avevamo sviluppato. Quindi questa gestione sostanziale, che è stata vincente nella prima parte, poi a un certo punto però ci ha portato a pensare a rimettere un po' tutto in discussione e cominciare a pensare a un progetto organico, quindi a doverlo ripensare, per intenderci. E per questo noi abbiamo cominciato, cioè la prima cosa che abbiamo detto è stata quella di scegliere una struttura esterna che, al di là di quello che è stata la nostra storia, potesse dall'esterno valutare chiaramente tutte le problematiche, che cioè, quali erano le caratteristiche, diciamo, del software, e dovendolo rimettere in discussione tutto, evidenziare anche quelli che erano i fattori critici e sostanzialmente quale, a fronte del fatto che erano passati, voglio dire, una decina d'anni, la tecnologia chiaramente era cambiata notevolmente, quindi questo ha portato praticamente a metterci in discussione, e questa nuova struttura che noi avevamo individuato doveva comunque sia vedere tutto dall'esterno in maniera del tutto, voglio dire, estemporanea, e vedere qual era la situazione attuale, quali erano le criticità, ed eventualmente analizzare, in base a questa evoluzione soprattutto tecnologica, quali erano poi le soluzioni future. Pensiamo che noi, quando abbiamo fatto la prima stampa nel 2009 una parte web, stampavamo ancora in HTML, neanche in PDF, perché non c'erano ancora gli strumenti per utilizzare questo sistema. Poi è chiaro che la tecnologia è andata avanti notevolmente, e quindi chiaramente noi siamo stati molto focalizzati sulla parte del flusso e delle analisi e dello sviluppo. Chiaramente avevamo perso, secondo me, alcune diciamo informazioni principali su come anche stava, quali erano le nuove, diciamo, tecnologie, e soprattutto, dovendo rimettere tutto in discussione, dovevamo porci l'obiettivo di capire situazione attuale ed eventuali prospettive. Questa parte qui coinvolgeva sia un discorso legato alle tecnologie che noi avevamo sviluppato, qual era le soluzioni anche di infrastruttura che noi nel tempo avevamo cambiato, come ingegnerizzare meglio la parte del software e soprattutto anche come dimensionarci con una nuova struttura tecnica che prevedesse poi sostanzialmente questa parte qui. Noi diciamo che abbiamo in questo caso, diciamo, puntato sulla struttura di Alex, primo perché comunque noi lo conoscevamo già, cioè io Alex lo conosco da ormai, diciamo, 30 anni, e peraltro in passato l'evoluzione tecnologica dell'infrastruttura cloud, in una prima parte diciamo, era stata proprio data in outsourcing alla InnoTeam, per cui questo era già un prerequisito. In più, un altro fattore che sostanzialmente ci ha fatto propendere per questa struttura è che sostanzialmente per alcune cose, come generalizzazione del software, abbiamo a volte delle visioni diverse. Questo sicuramente, dovendo far analizzare da una terza parte quello che abbiamo fatto, i punti di non, diciamo, di non condivisione potevano essere dei fattori molto importanti da evidenziare. Quindi questa è stata la prima scelta, poi chiaramente anche dal fatto che conoscevamo
come strutture, come persone, chi c'era dietro a questa, a questa struttura qui. Quindi questa è un'altra cosa che sostanzialmente per noi è stata importante. Abbiamo solo fatto la prima fase, cioè noi adesso di fatto abbiamo parlato, abbiamo dato la possibilità di analizzare il nostro software, di analizzare quali erano le criticità e diciamo che la relazione che poi ci è stato dato ci permette di poter fare delle analisi su quelle che possono essere delle possibili soluzioni. Questa è la prima fase, a questa poi dovremo dar seguito con innanzitutto un'analisi nostra interna per valutare sostanzialmente in base a quelli che sono gli nostri obiettivi quali soluzioni eventualmente, su quale strada andare per intenderci. Una volta fatto questa nostra scelta imprenditoriale, che è una scelta comunque a medio lungo termine, perché chiaramente non è che parliamo di modifiche o di cambiamenti che si fanno, voglio dire, nell'arco di un anno per intenderci, una volta definito queste scelte imprenditoriali, il passo successivo deve essere proprio quello di, in base a quello che noi scegliamo, chiedere ancora, diciamo, un appoggio esterno sostanzialmente di competenze per attivare delle procedure di formazione che ci permette anche di crescere con il nuovo personale che stiamo comunque in questo momento anche andando a cercare per intenderci. E sappiamo che le persone che noi costruiremo all'interno dell'azienda avranno una fase intermedia di formazione per quanto riguarda la parte gestionale di flusso, sicuramente da noi. Per quanto riguarda invece la parte tecnica, a maggior ragione, soprattutto su quelle che sono le varie evoluzioni, ci appoggeremo il più possibile a formazioni che sono esterne. Quindi poi questa è un po' la storia di tutta la nostra soluzione. Insomma. Allora, secondo me la cosa più utile è sicuramente quello di avere una gestione, un'analisi che è a 360 gradi. Mentre noi siamo come struttura più forti su alcuni aspetti e più deboli su altri, questa mi sembra un'analisi completa. Quindi logicamente ti dà un quadro, secondo me, abbastanza ampio, insomma, ecco, di tutta la parte, diciamo, di infrastruttura. Non è molto semplice per un'azienda dare ad un'altra struttura in mano determinate cose che chiaramente portano a dargli, diciamo, in mano quello che a volte sono i core business, per intenderci. Secondo me le aziende, comunque tutte le aziende che sviluppano, ma che sviluppano chiaramente con delle visioni sostanziali di quello che è poi domani il futuro o meno, dovrebbero comunque avere delle strutture che poi ti vanno a monitorare quello che stai facendo. È un po' come quello che avviene normalmente anche a livello, diciamo, economico, cioè tu fai un tuo bilancio o meno, poi sarebbe l'ideale sempre avere dei consulenti esterni che dall'esterno, senza essere chiaramente, quindi non hanno lacci e lacciuoli, al tempo stesso non devono soddisfare determinate persone, ti vanno a monitorare delle cose ma con una visione chiaramente dall'alto. Arroccarsi sul, diciamo, su quello che è invece la propria struttura, secondo me è un errore che fanno tutti coloro che sviluppano software, soprattutto se come noi hanno una dimensione medio piccola, cioè non è possibile avere grandissime competenze in tutti i settori. Occorre, secondo me, queste sono le strutture che dovrebbero capire qual è il vantaggio praticamente di avere un servizio di questo genere, proprio perché è necessario avere una visione da fuori dall'azienda. Quindi per me queste sono le strutture come le medie, diciamo, strutture che però sviluppano con un'idea su quello che, diciamo, dovrebbe essere, diciamo, il proprio futuro, dovrebbero comunque avere diciamo, chiamiamoli dei controller dai punti di vista, diciamo, del software e di come stai utilizzando determinate cose.